di tensione nel mondo dopo l'attentato di Istanbul. Intanto a Modena, questura e comunità islamiche collaborano sul tema della sicurezza. La tempesta di ieri lascia il posto ad una giornata di sole in Appennino. L'emergenza può considerarsi risolta. Ora si contano i danni. Grave incidente a Carpi, 15enne travolta sulle strisce pedonali da un furgone. La giovane è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di TG Qui. In apertura di telegiornale un'ampia pagina dedicata all'allarme terrorismo. Questa mattina a Istanbul attentato kamikaze in una piazza piena di turisti. Il bilancio è di 10 morti e 15 feriti, tra cui diversi cittadini tedeschi. A Modena, questura e comunità islamiche collaborano per evitare situazioni di pericolo. Modena, Carpi e Sassuolo sono le città in cui è alta la presenza di cittadini islamici. Anche per questo la questura di Modena ha chiesto ai responsabili dei centri di cultura delle tre città di segnalare eventuali presenze riconducibili a gruppi di sostegno dell'estremismo islamico. Nella nostra provincia sono 40 circa le realtà islamiche che gestiscono una trentina di centri tra moschee e luoghi di cultura e tutti sono costantemente monitorati dalle forze dell'ordine. Ad oggi, se si esclude l'espulsione dell'imam di Camposanto per clandestinità, la situazione si presenta tutto sommato nella norma, anche se il livello di guardia delle forze dell'ordine resta comunque alto. È fondamentale appunto chiedere ai rappresentanti delle comunità islamiche locali quali siano gli anticorpi o quali siano quelle che sono le azioni da loro stessi poste in essere per isolare queste radicalizzazioni, perché penso anche che oltre a, o accanto appunto a quelle che vediamo nella realtà essere le radicalizzazioni via web, non penso che ci sia una radicalizzazione di un soggetto che sia avulsa da un contesto reale, e quindi in questo senso appunto invito le comunità islamiche a fornire ogni tipo di indicazione o di situazione sospetta che dovesse emergere all'interno delle loro comunità. E intanto, secondo uno studio del Censis, la vita degli italiani è cambiata dopo gli attentati di Parigi. In provincia di Modena continua a far discutere l'episodio di Vignola di alcuni giorni fa, dove un gruppo di minorenni è stato minacciato con una finta esecuzione ISIS. Ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente della moschea modenese di Via Portogallo. Paura del prossimo e non solo per la diversa religione. La tragedia di Parigi, secondo un recente studio del Censis, ha cambiato radicalmente i comportamenti di una parte di italiani. Più di 8 milioni di persone hanno paura di un possibile attentato e dimostrano nelle scelte di ogni giorno di aver modificato i loro comportamenti abituali. Grazie alla propaganda sul web, gli estremisti sono insomma riusciti a incidere sulla nostra quotidianità e secondo gli esperti, gli italiani hanno anche modificato la percezione dell'Islam. I numeri indicano come il 65% abbia cambiato le proprie abitudini, mentre il 73% non fa viaggi oltre confine, un italiano su due evita luoghi affollati, il 18% non esce più la sera. Il periodo anche a Modena, basta pensare all'episodio dei giovani italiani minacciati a Vignola la scorsa settimana, rimane difficile, ma secondo il presidente della moschea a Casa della Saggezza, Misericordia e Convivenza di Via Portogallo, è superabile. Noi dobbiamo insieme, mano nella mano, cercare di superare questo momento difficile. Non c'è un noi e un voi, ma ci siamo una società italiana che deve assolutamente lavorare per dissipare l'odio e per creare dare gli strumenti perché si possa vivere in pace, tutti insieme. Si parla ancora tanto di questo episodio grave di sabato. Certo, è un episodio da condannare assolutamente. Non bisogna cadere nell'errore di giocare con il terrore, perché il terrore veramente è un dramma che sta distruggendo diverse popolazioni in giro per il mondo. Invito questi ragazzi che hanno fatto questa bravata, fra virgolette, di andare a vedere come vivono le persone rifugiate senza cibo, senza riscaldamento e senza niente. Quindi andate a vedere che cosa ha prodotto questo terrore. Intanto proseguono le polemiche per la manifestazione di Forza Nuova prevista per sabato mattina a Modena in piazza 20 settembre. Secondo alcune parti si tratterebbe di una provocazione, quindi è stato chiesto alla questura di negare l'autorizzazione a svolgere la manifestazione pubblica. Non bisogna cadere nell'errore di soffiare sul fuoco. Quello che è successo da parte di alcuni ragazzi che hanno tra l'altro ubriachi, non c'entrano niente con l'Islam, quello che hanno fatto non c'entra niente con l'Islam. Tutta la società deve muoversi per condannare questo, ma non certo giustificare
giustificare il fatto che ci sia una parte che deve condannare e l'altra che deve stare a subire. E sulla manifestazione di Forza Nuova interviene anche il sindaco Giancarlo Muzzarelli, che su Facebook scrive che considera una presenza non gradita in città quella del leader di Forza Nuova Roberto Fiore, che anche in questi giorni invia messaggi deliranti e carichi di odio e xenofobia. Anche per questo chiederà al prefetto e alle forze dell'ordine di non concedere l'autorizzazione alla manifestazione. E sul tema della paura di nuovi attentati terroristici, la CGIL questa mattina ha organizzato un convegno al liceo Muratori. Sentiamo le parole degli organizzatori. La cosa che più, diciamo così, ci ha colpito era questo senso di paura, questo senso di insicurezza che ci ha fatto capire che ne dobbiamo parlare. Dobbiamo fare capire che il fatto di essere islamico non vuol dire essere terrorista. Noi dobbiamo cercare di convivere e cercare di continuare ad avere il nostro stesso stile di vita. Cambiamo argomento e passiamo alla cronaca. Grave incidente questa mattina a Carpi. Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ora si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Stava andando a scuola e invece è finita in ospedale con ferite molto gravi. È ricoverata in terapia intensiva a Baggiovara, la 15enne investita questa mattina a Carpi lungo via Nuova Ponente. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45. La giovane di origine straniera, ma nata e residente a Carpi, era a piedi. Come ogni mattina stava andando a scuola. Ha attraversato la strada sulle strisce pedonali nelle vicinanze della rotatoria all'incrocio con la tangenziale Losi quando è stata travolta da un furgone Fiat guidato da un uomo di 50 anni. L'impatto è stato violento. La ragazza è stata sbalzata a diversi metri di distanza rispetto al luogo dell'incidente, le cui esatte dinamiche sono in corso di accertamento. Sul posto la Polizia Municipale di Carpi e il 118 con l'elisoccorso. La ragazza è stata caricata sull'elicottero e trasportata d'urgenza all'ospedale di Baggiovara. Sotto shock il conducente del furgone. Le condizioni della giovane sono gravi, la prognosi è riservata. Ancora cronaca, furto con spaccata ieri sera al bar Caffè dei Mulini di Albareto. I ladri hanno usato un'auto per sfondare la vetrina e hanno poi rubato il registratore di cassa. Poco prima avevano tentato un colpo anche alla farmacia di Portile. Chiuso per rapina. Al Caffè dei Mulini, via Albareto, si fa la conta dei danni dopo la spaccata andata in scena ieri sera. Erano da poco passate le 20.30, il bar aveva da poco chiuso quando una banda di malviventi ha sfondato la vetrina usando come ariete una Alfa 147. La signora che abita nell'appartamento sopra l'esercizio ha sentito il boato ed è corsa alla finestra che dà sulla strada, ma quando si è affacciata l'auto stava ripartendo, fuggendo via. Magro il bottino per i ladri che hanno rubato il registratore di cassa con dentro solo una manciata di euro. La banda si è poi appreso, inizialmente voleva colpire un altro locale, la farmacia San Martino a Portile. Attorno alle 20 i malviventi erano sul posto e hanno cercato di rompere la vetrina con un tombino, ma avendo notato che il titolare era ancora all'interno hanno desistito e ripiegato sul Caffè dei Mulini di Albareto. Dopo il colpo al bar, i ladri si sono diretti verso Modena. Nei pressi del centro commerciale Terranova, in via Stelvio, la banda per non lasciare tracce ha incendiato l'auto con della benzina. La vettura è poi risultata rubata. Sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Per il Caffè dei Mulini i danni ammontano a diverse migliaia di euro. La banda delle slot colpisce ancora in montagna e lo fa di nuovo a Montese con il secondo colpo al Grand Bar 2003 nel giro di una settimana. Non c'è pace sul fronte sicurezza a Montese, dove si registra un nuovo colpo della banda delle slot, andato in scena ancora in centro e sempre ai danni del Gran Bar 2003, situato a pochi metri dal municipio. Lo stesso locale, insomma, che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio aveva già subito un'irruzione con razzia del contante raccolto dalle macchinette e dalle scambio monete, nonché dal fondo casse dei grattevinci. Identico copione nelle prime ore di lunedì, quando con tutta probabilità le stesse persone sono entrate nella stessa porta laterale e antipanico, portando via stavolta anche i sacchetti dei centesimi. Comprensibile l'esasperazione da parte dei titolari, che peraltro avevano subito altri furti nel settembre 2014 e nell'aprile 2015. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dal comando di Pavullo, sperando che possano arrivare elementi utili anche dai video delle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona.
Ma è forte a Montese la preoccupazione sul fronte sicurezza, anche per altri episodi registrati in paese in questo periodo. Tanto che il sindaco Luciano Mazza ha scritto nei giorni scorsi al comando di Modena per chiedere più carabinieri per la locale stazione, che non può più andare avanti con sole due persone in difficoltà anche nel fare i turni. E ancora di più nel presidiare un territorio di 80 km quadrati con quasi 300 di strade. I militari dovrebbero essere almeno 5, ma per il momento ci si accontenterebbe di un aumento a 4. Voltiamo pagina. La tempesta di ieri in Appennino oggi ha lasciato il posto ad una giornata di sole. Il vento è calato e l'emergenza può considerarsi risolta, ma restano gli interventi di messa in sicurezza. Emergenza maltempo finita in Appennino. Il vento soffia ancora su tutta la dorsale, ma a velocità molto più contenuta e senza pioggia. Questo ha permesso nella serata di ieri di procedere col recupero del camion rimasto in bilico a Pieve Pelago sul ponte della Fola. Verso le 18 si sono create le condizioni per l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno raddrizzato il mezzo con una ruspa, sganciandolo dai cavi e riaprendo così la provinciale 324. Questa mattina il ritorno del sole ha fotografato un territorio ancora segnato da crolli di alberi e di rami, soprattutto nelle pinete e nelle zone boscose, ma senza interventi sostanziali da parte dei pompieri. La notte è passata indenne anche per il pinone di Pavullo, per cui si temevano conseguenze a seguito delle forti raffiche, visto che un anno fa la pianta aveva subito una gravissima perdita di chioma per la neve, con conseguente sbilanciamento. La caduta di altri rami nel Parco Ducale ha però costretto questa mattina all'emanazione di una ordinanza che vieta l'accesso al pubblico fino a completa messa in sicurezza. Sul fronte elettrico le situazioni più gravi si sono registrate a Ospitale di Fanano, dove si è dovuto ricorrere a un generatore per assicurare l'approvvigionamento, e a Montecreto nella zona di Acquaria, dove diverse abitazioni sono rimaste senza luce per tutta la notte. Ma il vento indebolito ha permesso ai tecnici di ERA di disporre quegli interventi che ieri erano impossibili, viste le raffiche che insistevano sui pali. La stessa ERA ha comunicato che i guasti elettrici sono tutti risolti. Passiamo al piano sosta. Ora è ufficiale, via libera alla proroga. I possessori di mini ticket ZTL e abbonamenti annuali scaduti a fine 2015 potranno rinnovare i titoli fino al 31 gennaio. Dopo l'annuncio della scorsa settimana arriva la conferma con la delibera del Comune sulle novità del piano sosta. Partiamo dai residenti del centro storico. I possessori di mini ticket ZTL e abbonamenti annuali scaduti o in scadenza tra il 31 dicembre e il 31 gennaio potranno rinnovare i titoli scaduti entro fine mese senza incorrere in sanzioni. La durata degli abbonamenti, nonostante la proroga, sarà la stessa e verrà calcolata a partire dalla data di scadenza del titolo precedente. Novità anche per i due spazi stradali, via della Manifattura dei Tabacchi e piazzetta Dal Paltadori. Nelle due i veicoli non possono transitare e non sono previsti spazi di sosta, ma i cittadini residenti, domiciliati o che lavorano nelle attività insediate sulla stessa strada hanno la possibilità di accedere alle forme di abbonamento alla sosta come già disposto per le strade adiacenti. Capitolo aumenti. Il mini ticket per la ZTL verde nel 2016 passa da 50 a 60 euro. I residenti in centro storico possono inoltre accedere a un abbonamento annuale al parcheggio Novi Park al costo di 60 euro, fino ad esaurimento dei 600 posti messi a disposizione. Intanto sono già in vigore le nuove tariffe per la sosta a tempo sulle strisce blu, che tanto hanno fatto discutere per gli aumenti, dove il pagamento minimo non è più di 20 centesimi, ma una cifra che equivale a una sosta di mezz'ora. Sulle strade modenesi si registra un aumento degli incidenti mortali e a Sassuolo si punta sulla prevenzione con un protocollo di intesa per insegnare ai giovani il corretto comportamento alla guida. Sul tema della sicurezza stradale bisogna iniziare presto, sin dalla prima infanzia, e da questa esigenza nasce la scelta a Sassuolo di attuare un protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale, AC Service e l'Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada. Grazie all'iniziativa, in alcune aree sono previsti corsi di guida sicura, pratici e teorici tra gli studenti delle scuole superiori sassolesi. La Polizia Municipale poi allestirà corsi per i bambini più piccoli, dalle materne alla quinta elementare, insegnando agli alunni il significato dei cartelli stradali e il corretto comportamento da tenere sulle strade. Partire dai più giovani con questo tipo di insegnamento è una necessità, e a dirlo sono anche i dati del 2015 che hanno visto nel modenese crescere rispetto all'anno precedente il numero di incidenti mortali sulle strade. Proprio giorni fa abbiamo avuto una riunione e quindi un tavolo in prefettura, e proprio lì è emerso questo grande problema, e quindi insomma che gli incidenti non sono diminuiti, purtroppo c'è un piccolo incremento, però dobbiamo qui
quindi aumentare le nostre forze e cercare di essere più attenti sia da polizia, sia le forze dell'ordine, sia anche l'amministrazione, tutti attenti ad alcuni momenti che sembrano semplici e però sono importanti. Per esempio quello che è stato rilevato, che molti non allacciano la cintura. Nei corsi previsti dal protocollo c'è anche la guida simulata attraverso occhiali speciali in situazioni particolari come lo stato di ebbrezza, per far capire ai ragazzi quanto è pericoloso mettersi al volante dopo aver bevuto. Oggi in Italia il 92% degli incidenti avviene per distrazione, velocità e stato di ebbrezza. Per fermare questo triste trend si vuole usare ogni mezzo affinché il messaggio possa rappresentare un'arma efficace di prevenzione. I pendolari modenesi a maggio avranno un mese di abbonamenti gratis sui treni regionali. Il risarcimento arriva dopo i disagi subiti dagli utenti negli ultimi mesi. Non è stato un 2015 semplice per i pendolari che ogni giorno si recano da Modena in un'altra città usando il treno. I racconti sono di viaggi con carrozze con l'impianto di climatizzazione guasto, funzionante solo in parte. Una situazione di disagio che provoca d'estate aria irrespirabile, d'inverno temperature da raffreddore immediato. Dopo lamentele spesso anche per i ritardi, proteste e grida d'allarme per mezzi a dir poco obsoleti, la regione ha deciso di concedere come risarcimento un mese di viaggio gratuito ai pendolari. Il periodo sarà quello di maggio e al momento dell'acquisto, presentando due abbonamenti utilizzati da gennaio a aprile 2016, verrà rilasciato il ticket gratuito valido per i servizi regionali. La gratuità interessa i viaggiatori che utilizzano entrambe le imprese ferroviarie, Trenitalia e Tiper, che operano in regione. Costo complessivo previsto per l'operazione 2 milioni e mezzo di euro. Sarà coperto con gli accantonamenti derivanti dall'applicazione delle sanzioni. L'omaggio primaverile si può definire come una parziale compensazione, perché i mezzi restano quelli usati l'anno passato, quindi solo con treni nuovi il servizio potrà fare realmente quel salto di qualità che deve essere un diritto per gli utenti che pagano un abbonamento ma anche un singolo biglietto. Le modalità per ottenere il mese gratuito sono quelle già adottate nel 2013. Come regola generale, i titolari degli abbonamenti dovranno presentarsi alle biglietterie dell'impresa ferroviaria che li ha emessi a partire dal 24 aprile fino al 30 giugno 2016 per il ritiro del bonus. Parliamo ora delle quotazioni immobiliari di Modena nei primi sei mesi del 2015, che rimangono stabili. A dirlo è il rapporto dell'Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa. La situazione immobiliare a Modena si può definire senza squilli di tromba. Analizzando l'analisi dell'Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa che riguarda i primi sei mesi del 2015, i dati rimangono stabili rispetto allo stesso periodo del 2014. Dalla panoramica emerge il calo dei prezzi delle abitazioni nel centro storico e nei quartieri San Faustino e Morane. Le cifre rimangono invece invariate alla Madonnina e al Villaggio Z, mentre anche Viale Storchi evidenzia un leggero calo. Il numero di compravendite è dunque stabile, ma ad alimentare lievemente il mercato ci sono giovani coppie e famiglie che cercano tre locali termoautonomi, possibilmente con balcone, con un prezzo che non superi 130.000 euro. Tra essi ci sono anche diversi stranieri che si orientano su tagli di grandi dimensione e preferiscono stabili con riscaldamento centralizzato. Sempre buona la domanda di appartamenti in locazione, settore alimentato da studenti universitari e ingegneri del comparto automobilistico. I primi provengono soprattutto dal mezzogiorno, anche se ci sono alcuni spagnoli e portoghesi legati al progetto Erasmus, e ricercano in affitto stanze arredate con mobilio di qualità su cui spendere non più di 200-250 euro al mese. Chi invece si trasferisce a Modena per lavoro, magari a tempo determinato, cerca un monolocale o bilocale arredato per una spesa che oscilla tra i 400 e 450 euro al mese. Non mancano gli studenti alla ricerca di appartamenti di 3-4 camere per una spesa di 1100-1200 euro al mese. Siamo alla notizia nazionale del giorno. Paura e spettacolo a Cervinia, in Valle d'Aosta, dove una nube di ghiaccio originata da una valanga ha letteralmente sommerso il centro del paese. Fortunatamente nessun danno a cose o persone, solo un grande spavento. Paura e spettacolo a Cervinia, località montana della Valle d'Aosta, rinomata per le sue stazioni sciistiche. Una gigantesca valanga ha sfiorato il centro del paese. Il peggio è stato fortunatamente scongiurato, non si registrano danni a persone o cose, ma un'imponente nube ghiacciata, accompagnata da forti raffiche di vento, si è riversata sulle strade e sulle case della località, arrivando con la sua potenza a spalancare porte e finestre. Tecnicamente il fenomeno è noto come soffio ed è la conseguenza del distaccamento delle slavine che origina le valanghe di neve. Questi fenomeni sono piuttosto frequenti nei pressi delle cime montuose limitrofe al centro valdostano. La valanga è precipitata dalle Jumeaux, due cime gemelle della catena alpina delle Grandes Murailles, non lontano da Cervinia, e si è fermata molto più in alto rispetto alla località turistica, scongiurando il peggio.
Il soffio, provocato dalla valanga, invece ha letteralmente sommerso Cervinia, come testimoniano le immagini sensazionali riprese da media, turisti e gente del posto. Le autorità locali hanno spiegato come l'imponente slavina si sia distaccata per la neve piuttosto leggera precipitata nelle ultime ore, motivo per cui sono attesi ulteriori fenomeni di questo tipo nei prossimi giorni, da non ritenersi comunque pericolosi per l'incolumità delle persone e la sicurezza di centri abitati e turistici. Una pausa pubblicitaria e a seguire la rubrica economica. A tra poco. Ben ritrovati a TG Qui, come di consueto la pagina economica. Le borse europee hanno ridimensionato i rialzi sulla scia dell'improvviso scivolone pomeridiano del petrolio. Milano chiude più 1,08%, Londra più 0,98%, Francoforte più 1,63%, Madrid più 0,33% e Parigi più 1,53%. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP decennale e i Bund tedeschi, viaggia in area 108 punti base, i bonus spagnoli 130 punti e gli UAT francesi 38 punti. Cambio euro-dollaro 1,08,35. I migliori titoli di giornata, maglia rosa Moncler più 7,01%, Salvatore Ferragamo più 6,35%, Luxottica più 4,35%, Yux Net-a-Porter Group più 4,33% e Saipem più 4,26%. I peggiori titoli di giornata, maglia nera A2A meno 5,08%, Buzzi Unicem meno 2,55%, Unicredit meno 0,98%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna meno 0,80% ed Enel meno 0,69%. Passiamo ora alle società modenesi quotate in borsa. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 0,80%. Chiude a 6,220 euro per azione. Ceramiche Richetti, meno 0,13%. Chiude a 0,230 euro per azione. Mar, più 0,57%. Chiude a 17,560 euro per azione. Panaria, meno 1,27%. Chiude a 3,928 euro per azione ed infine Primi sui motori invariata chiude a 4,022 euro per azione. E per questa edizione è tutto, il nostro telegiornale termina qui e torna domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.